Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. 118! Allora, ce l'avevamo lasciati qua, siamo entrati nel mese di gennaio e quindi in conseguenza, oltre al discorso di partite, c'è anche il discorso di mercato, di calciomercato, quello invernale. E intanto giochiamo questa e guardiamo un po' cosa viene fuori. Poi eventualmente penseremo al mercato. L'unica cosa che mi è venuta in mente è che con la partenza di ben 4 giocatori venduti comunque durante, no, diciamo la prima parte del campionato, e quindi poi di conseguenza ci hanno tra virgolette abbandonato ora che si è aperto il calciomercato, pecchiamo qua, ovvero che se si rompe qualcuno automaticamente poi rischiamo veramente di partire a tavolino, perché lui torna fra 2 settimanette, 3, non ricordo, comunque fra po', però comunque è uno. E eventualmente, se dovesse far male a qualcun altro, o comunque ne espulsano qualcosa, rischiamo di perdere le partite a tavolino. Quindi direi: ah no, fatemi mettersi là. Lasciamo giù. E comunque dovremmo muoverci. Ah no, sì, là è andato di là. Ok, quindi vabbè, faccio così. Vai, metto giù sulla fascia. Dovremmo muoverci anche per questa savia, ecco, per evitare di perdere partite a tavolino e per avere una rosa un po' più ampia, indipendentemente dalla qualità. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Cioè, Gomez subito! Gomez! 1-0, dopo neanche 3 minuti, la sblocca così. Tra l'altro, non vorrei dire una cavolata, ma mi pare che c'è stata la deviazione del difensore. Infatti, hanno attribuito il gol poi alla fine a lui. Attenzione, pericolo! Van Berken! 2-0! Buono, bel gol, perché Dunque ha scartato velocemente quello che lo marcava e fra l'altro ha trovato un tiro importante, nel senso che ho detto io provo a tirare solamente la prende il difensore, invece l'ha messa addirittura penso sotto le gambe del difensore, si è passato. Buono, 2-0. No, Zotta, meno male, ma anche giusto così, è anche giusto così, perché poi dopo vedremo le statistiche, cioè veramente allora il primo tiro a fanno, noi sarà nel minimo il sesto, il settimo. Vai Brereton, buttala dentro Brereton. Buono, abbiamo iniziato bene la partita, nel senso a livello di mentalità, perché iniziata la stiamo gestendo bene, ma anche il video, dai, o penso, spero che possano fare 3 o addirittura 4 gol. Boh, andiamo bene. Bravo Posevec. Bravo, attenzione. Boh, perfetto. Non mi rischiate di prendere, beh, un gol sul finale che comunque non cambiava la sostanza della partita. E niente, però Posevec ha fatto il suo lavoro, via. Insomma, finisce proprio così. Clamoroso e giusto 3-0. Volevo vedere le statistiche, anche se poi vi do la verità, rispetto al primo tempo non abbiamo fatto in proporzione niente nel secondo, eh. Però, come vedete, come va. Dopo solamente 2 giorni, veramente 2 giorni, rigiochiamo. Stavolta in casa contro il Plymouth, guardiamo un po' la simulo. Vamo bene, perché qui c'è della stanchezza importante. Subito dopo 2 minuti Van Bergen. Ok. Carabajal, 2-0, buono. 3-0 YR, perfetto, fra l'altro dalla panchina. Buono, via, ottimo inizio, sia giocato che simulato. Bueno. Allora, come vedete, per evitare i discorsi che vi dicevo prima, no? Di rischiare di rimanere senza giocatori, ho preso 1, 2 e 3 e Santa Maria. E nulla, beh, però siamo messi abbastanza bene anche in panchina. E niente, metto Silla al posto di Ugu. Tra l'altro è tornato lui, ma è stanchissimo, quindi boh. Vabbè, io vado. Do fiducia al gioco, perché qui ora si gioca contro il Mansfield, quella di coppa. Praticamente, cioè abbiamo una partita di coppa. Giochiamo contro il Mansfield, faccio vedere. Di FK e nulla. Io mi auguro che sia sfatto, poi lo sostituisca da solo il gioco. So, potevo farlo io, ma se no poi mi toccava riambiarlo, eh. Boh, vediamo un po' cosa fa il gioco. Comunque, si simula chiaramente. Vediamo un po'. La pasta si fa male, si distrugge tutto. Silla 1-0, Brereton 2-0, Silla un'altra volta, poi infatti avrei visto, è cambiato di due, si è messo in panchina, buono sì, per fare YR. Insomma, finisce così, 4-0, ha fatto col 78esimo Carabajal, buono, vai. Vittoria netta per ora, eh.
Bene, sì. Abbiamo venduto Weir a Po, ma tanto serviva a Po, fra l'altro, quindi tanto per fa due citti. Abbiamo venduto e niente, andiamo avanti. Abbiamo venduto anche Sinnott, fra l'altro bene rispetto al prezzo che in realtà lui vale, perché pare valeva 600.000, abbiamo venduto 750 e buono. E fra l'altro c'è un'offerta per Ugo importante, io la tratto, nel senso. Se dovesse andare via, a parte va bene così, dai, 1250, cioè 1.250 è già tanto, perché vale 925.000. Se va via mi dispiace, però di tanto faceva la panchina, ora che se là ha più qualità di lui, vabbè, con caratteristiche diverse, però ora se là è anche titolare, ecco, quindi boh, vediamo, poi magari alla fine non ci va, boh. Come credo avevate già visto prima, mentre si parlava di Q, sono arrivati alla prossima giornata di campionato e è proprio contro l'Oxford United in trasferta, quindi a parte che la giocava a prescindere, poi c'è già stata, però è bella in casa e niente, andiamo, guardiamo un po'. È importante, per un discorso di classifica a prescindere, nel senso a livello proprio di punti, prima rimane lì, ma poi è importante perché eventualmente se dovessimo puntare mai al primo posto, loro sono primi, già hanno perso, mi pare che ora siamo a 5 punti, loro 53-48, se dovessero vincere anche questa, loro vabbè, chiaramente 53 e 51 diventerebbero 2, d'8 a 2 c'è una gran differenza, eh. Vai Van Bergen, no, traversa, vai Silla, maledetta la miseria, è vero, non era semplice, però a parte l'hanno anche toccata, però penso andasse fuori uguale. E lì Silla! Silla! 1-0! E andiamo di... Buono! 27 minuti, la sblocchiamo noi così, con Silla. E vai Brereton, Brereton! 2-0! Il finale del primo tempo, la sblocchiamo così. Bello, bello, bravi! Fuori! Fuori, ci prova l'Oxford a riaprire un po' la partita. Tiro sì, molto superfluo. E andiamo, finisce così. Un'altra vittoria e per quanto riguarda invece questa partita qua, appunto, una vittoria molto molto importante, perché abbiamo battuto la prima del campionato. E così ci abbandona anche l'altro, Beniamino dell'anno scorso, colui che insieme appunto a O'Grady, l'altro, ci ha permesso maggiormente, non solamente, di andare in Football League One. Ciao Gu, grazie, grazie, non mi dimenticherò di te. Ultima partita del mese di gennaio, si gioca fuori asta, non so se simularla o no, ovvio giù simuliamo, dai, dai, siamo insieme da... comunque da una serie positiva e beh, se si porta avanti ben venga, ma anche se speriamo di no, dovesse andare male, alla fine rimane comunque un video, ecco, infatti, molto positivo a livello di andamento. Comunque appunto 1-0 quell'altro. Corregge Hitter, riequilibra il tutto. Gomez 53esimo, al 53esimo 2-1 addirittura. Però manca sempre 20 minuti di gioco. E andiamo di 2-1. Oh, a regola abbiamo vinto tutte le partite del mese, cioè penso che quest'anno, cioè per quest'anno, questa serie qua non sia mai capitato, credo. Sicuramente quest'anno, nel senso Football League One, la stagione sta qui. Della precedente stagione non ricordo, però oh, a regola fatemi vedere, vabbè si è scritto il risultato, no? Vinto, 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 quella di prima vinta, ovvero l'Oxford e poi questa è vinta. Bene, boia. Comunque, io mi avvio eventualmente già al dopo il calciomercato, che per te non ce ne sono più. Se dovesse succedere qualcosa, magari non lo so, con pochi soldi ricavati da queste cessioni, e dovesse arrivare qualcuno, chiaramente ve lo faccio vedere. Vai. Siccome a me Velasco non mi garbava, ho deciso di prendere un altro terzino. Emmanuel, fra l'altro giovane, non tantissimo negli altri, c'ha cioè 21 anni. È sempre giovane, però magari non ha 18-19 anni, ma quell'altri, però a 69 l'ho scambiato, cioè ci ho messo anche soldi, ci ho messo 1.100.000, comunque l'ho scambiato con uno di quelli dei nuovi arrivati che avevo preso insomma svincolati così, che
che era Milanov. Milanov, fra l'altro, si è incollato e penso anche Singh, così tanto per averci qualcosa in più. E niente, spero possa non deludermi. Tra l'altro, deve essere abbastanza veloce, non velocissimo a quanto pare. La seconda è che lo vedo anche il Chelsea, quindi si è come nella realtà, vuol dire che qualcosa nascia, ovvero quando vedono grandi squadre di solito qualcuno, non lo so, diciamo, cioè, vedono del potenziale, poi chiaramente questo è un gioco, quindi non lo so, però lo vedo anche il Chelsea, abbiamo strappato e niente, sono contento perché alla fine c'avevo poco e secondo me era la zona principale da rinforzare, perché come vedete, come avevo detto già qualche mese fa del gioco, ovvero a fine calcio mercato estivo, la squadra cresceva, tutti sono cresciuti, chi di più, chi di meno, guardatesi là, è sempre 68, che non è tanto chiaramente, soprattutto rispetto agli altri, però va a 64, cioè nel giro di, cos'era, settembre, quindi nel giro di 4 mesi più o meno, è cresciuto di 4, il che non è poco, poi guardate per gli altri, Posavec 74, già lì, difensori centrali 71-70, cioè sono già saliti tanto in proporzione. Quindi bene sì, infatti i risultati si vedono, sia quando gioco ma soprattutto quando le simulo. Comunque guarda Ganzo, Belotti alla fine della tenda termina. Era quasi di, in realtà di quest'estate che lo volevano. Insomma, quindi no, sono contento davvero. Credo che non c'è da fare altro, comunque quanto guarda il mercato. Penso possa venire qui. Boh, meno che succeda qualcosa. Sì, anche perché c'è una miseria. Vabbè, comunque un acquisto c'è stato, ecco. Proprio allo scadere, diciamo, del calciomercato invernale, abbiamo venduto Berry, un prezzo equo rispetto al suo valore, abbiamo venduto perché tanto alla fine non giocava, e niente, non guardatevi giù Barclay perché è una cosa così a caso, nel senso c'avevo qualche soldi a parte, lui era uno che c'era il contatto in scadenza, ho detto ma mi fai provare, magari boh, vuole di meno, l'avevo fatto prima di prendere Manuel, e niente. E diciamo che aveva, cioè, è stata una sorta di bug praticamente, perché il gioco mi ha permesso di fare un'offerta superiore al budget che avevo, clamorosamente più alto, l'aveva accettato, però poi quando andava a, diciamo, a concludere la trattativa non c'avevo soldi, di conseguenza ho dovuto lasciare perdere e mi è arrivata questa risposta lì. No, tanto per essere corretto, non sembra. Comunque, tornando a noi, alla rosa effettiva che abbiamo, vabbè, qui siamo arrivati alla giornata successiva, che è giochiamo in casa contro l'Hull City, contro gli FA Cup, vedremo anche lì se boom, riusciremo ad andare avanti, chi lo sa. E niente, Barry perché è rimasto lì? Boh, allora a quanto pare se ne va a quello dopo, al calciomercato dopo, vabbè, meglio sì da una parte, perché magari stavo appunto dicendo che se dovessimo avere problemi di rosa, no? Ovviamente ho qualche soldo da parte per poter prendere qualche svincolatone, però bene sì che Barry è rimasto, nel senso, tanto con soldi che mi arrivano non ci potevo fare niente. E probabilmente poi avrei preso uno svincolatore, però così, insomma, e alla fine è venuto Barry, però è rimasto, boh, andrà via a luglio. Comunque questa è la rosa attuale, e il cambiamento per quanto riguarda il calciomercato invernale che è avvenuto è solamente dal punto di vista del terzino destro, non ci sono stati altri acquisti a parte gli svincolatori, così. E niente, secondo me abbiamo rafforzato ancora di più, seppur di poco, la nostra rosa. E vi dico la verità, per amor di Dio, devo provare, poi magari è deludente, però almeno sulla carta sono contento perché Velasco, nonostante avesse 67, il che non è poco per questa categoria e per questa squadra, comunque Zipezzi non mi piaceva, a volte si addormentava o di testa o le prendeva mai o quasi, e quindi sono contento, spero lui possa essere anzitutto più promettente, anche perché ha già con l'età messo meglio e poi più giovane. E poi possa essere comunque più, mi possa tornare più utile, diciamo, no, a livello di giocabilità quando gioco. Quindi sono contento. Spero sia la possa serie dell'arte, arriva a 70. Spero di fare una squadra a fine anno, quantomeno, che almeno tutte avranno raggiunto il 72, più o meno. Tanto per avere una qualità media. Indipendentemente poi dal fatto che si possa andare in championship o meno. Insomma, questo è quanto. Via. Detto questo, niente, prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo le solite cose, ovvero di mettere barre a fare se volete le solite tre cose, ovvero lasciate un bel mi piace al video se il video vi è piaciuto, e direi che stavolta comunque me lo merito, soprattutto per quanto riguarda l'andamento, no, del mese e delle partite, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, soprattutto quelli di questa serie qua.
Via, detto questo, niente, ci rivediamo a febbraio, nel quale appunto ci aspettano momentaneamente, perché poi non si sa mai succede qualcosa nella Videocoppa, 5 partite che eventualmente poi vediamo un po' cosa simulare e cosa giocare. Via, vi aspetto. Ciao!